Ciao a tutti dal vostro Ice, bentornati o benvenuti sul mio canale. Ciao ragazzi, ma dai, ma da quanto tempo? Quanto tempo? Qualcuno avrà perso pure le speranze. Niente, non molliamo ragazzi, andiamo avanti. Siamo su The Callisto Protocol, è uscito a quanto pare l'ultimo DLC del gioco. Al 27, lo vedete qua, The Callisto Protocol Final Transmission, uscita al 27 giugno 2023. Non so dirvi il prezzo perché io ho preso il Season Pass, quindi non saprei. In questo video vi porto la videoguida al trofeo che vediamo qua. Sovraccarico di informazioni. Trova tutti gli 8 lettori con i dati di protocollo. È difficile mancarli, però può succedere. Può succedere. Quindi andiamo subito a vedere. Ho giocato a media sicurezza io. Ora, il primo lo troviamo qua, dove incontriamo per la prima volta la dottoressa Mahler. E lo dice anche lei: ho scaricato i dati, il primo è lì. Ed è qui dove c'è lei, in questa zona. Eccolo qua, sul tavolino. Questo non lo potete mancare, anche perché se provate ad andare avanti senza raccoglierlo, lei ve lo dice. Allora, lettore dati 1 preso. Il prossimo avete l'obiettivo, individua l'uscita del blocco. Mettete dietro qua. Dove ci sono le celle sia sopra che sotto. Noi arriviamo da là, da giro sempre qua sopra, poi scendete di sotto. Dovete andare a prendere il fusibile, che praticamente qua in fondo alle scale, la porta è là davanti, dall'altra parte, dalla sala qua delle celle. Lo sgabeghino che vola in giro. Eccola, la porta là, lì c'è il fusibile che interessa per aprire la porta dove troviamo il secondo lettore di dati. Vedete qua. Vedete il fusibile. Entrate qua e andate fino in fondo. Potete sbagliare. Il corridoio è solo questo. Non potete sbagliare. Andate fino in fondo e lo trovate qua su quel mini tavolino qua, diciamo, chiamiamolo così. Eccolo qua, lettore dati 2 preso. Lettore dati numero 3, lo troviamo quando abbiamo l'obiettivo, orientati nei corridoi. Vedete qua, sto tutto qua, c'è la porta che si apre, il nemico lì. Io gli ho sparato, poi lui ha cominciato a fare giro giro tondo, casca al mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Vabbè, è lì che continua a girare sto qua, guardatelo. Ha perso la testa, poverino. Niente, scendete dal buco, una volta che arrivate giù, questa porta qua è bloccata. Andate in questa qua a destra. Andate avanti. Vedete qua, in questa zona qua ci sono due ciechi lì. E voi dovete riattivare la corrente qua tirando le leve. Una volta che l'avete fatto vi accorgete perché ci sono i tubi lì che si illuminano, come li vedete lì. Poi tornate indietro da dove siete arrivati. Vedete qua, se si gira da lì appunto, qua vedete il tubo illuminato che ha portato la corrente a questa leva. E qua possiamo aprire la porta. Aprite la porta, entrate, andate qua l'altra porta, poi passate qua di sotto e arrivate là nella zona che ci interessa per il collezionabile. Voilà, eliminato. Niente, collezionabile qua, in questa stanza qua. Guardate un po' in giro, lo trovate lì, sui tavoli.
Eccolo qua. Lettore dati numero 3 preso. Andiamo avanti. Andiamo a prendere il numero 4. Andate sempre avanti qua, dove avete ritrovato la corrente un attimo fa per andare a prendere quello che vi ho appena fatto vedere. Andate avanti di qua, dovete passare da questa strettoia. Passate comunque da qua, non potete sbagliare, ragazzi, non è che c'è un'altra direzione da prendere. No, è questa. Entrate qua, aprite la porta qua a destra e poi subito ancora questa qua a destra. Scardinate il coso. Entrate qua. Il lettore dati è proprio lì a sinistra di dove c'è quel robot lì. Appena entrateci, questi bastardi qua che si svegliano. Vogliono cercare di farvi la pelle. Bastardi. E lì c'era anche il coso con gli spuntoni da lanciarli sopra, ma fa niente. Ed ecco qua, lettore dati numero 4 La mia ipotesi preso. è che il biofago sia più. Andiamo al lettore dati numero 5. Andate sempre avanti da lì, dopo aver preso quello, il numero 4, andate avanti, scendete le scale, poi dovete risalirle di qua. Potete sbagliare assolutamente. Poi qua, poco più avanti, c'è anche da fare l'altro trofeo, che è quello di trovare la capsula di fuga, che però vi porterò una videoguida separata per fare meno casino, cose più in chiaro e quant'altro. Qua anche non potete sbagliare la direzione una sola e quant'altro. La porta qua, andate avanti 5 metri. Lo vedete lì, sta lampeggiando lì a destra sul barile, eccolo lì. Voilà, lettore dati numero 5 preso. Passiamo al numero 6. Andate avanti, qua siete dentro la fabbrica. Dovete andare a recuperare il fusibile per attivare il coso qua e quant'altro. Poi qua c'è il coso di sicurezza da fare. 2 secondi, ragazzi, ho fatto in 2 secondi, cioè così proprio. E niente, una volta fatto questo andate avanti qua e subito qua a sinistra c'è anche la Reforge e lì trovate il lettore dati. Ecco qua la Reforge a sinistra, andate qua, allora lì lettore dati numero 6 preso. Fare progressi Passiamo al numero 7, andate avanti, dovete passare da questa piccola strettoia, poco fa lì dietro c'è una Reforge, che non è quella che avete appena visto poco fa nel video, ma è un'altra. Andate avanti, passate la strettoia qua, andate solo, vi abbassate, uscite qua, c'è il robot lì che viene fuori. Niente, aspettate un attimino che se ne va. Eccolo. Perfetto. Poi entrate qua, andate a sinistra, mi raccomando, non a destra perché c'è la porta sbloccata, ma andate a sinistra, scardinate qua. E voilà, una volta che siete dentro qua, dovete andare praticamente fino in fondo. Fino in fondo là, dove c'è la stanza di controllo C. Fusibile lo trovate subito lì, dove c'è la stanza di controllo A, c'è lì il fusibile, lo prendete. Andate qua, aprite, entrate qua e lo trovate lì davanti a sinistra. Qui c'è anche la cassa, vabbè. Piccolo dettaglio. Qua, raccogliete una cosa, poi lui le raccoglie Entriamo tutte in forse nella nuova automatico. fase del Lettore tunnel. dati numero 7 preso. Andiamo avanti, andiamo a prendere il numero 8. Arrivate qua, in questa zona qua, scendete con l'ascensore. Come dicono i francesi, lì dovete trovare i 3 fusibili da mettere dentro qua davanti per aprire il portellone che c'è lì al centro. Allora, io come prima zona sono andato a sinistra, che c'è la cella frigorifera.
Sì, c'è la frigorifera, ragazzi, non è che... Vedi questo che è bloccata, si arriva dall'altra parte passando proprio dalla cella frigorifera. Qua abbiamo preso il martellozzo, guarda, mamma mia, sto martello qua, ragazzi, bestiale, troppo bello. Provare a fare tutta la campagna solo usando il martello. Se lo faccio, se lo farò, porterò il video. Che buono. Entrate qua nella cella frigo. Che addirittura questi qua dalla Striking Distance Studio ci hanno messo addirittura i robot dentro qua in cella. Guardateli qua, poverini. Però sono lì, non fanno niente. Ce n'è solo uno che rompe le balle, però qua. Questo martello da paura, ragazzi. Una figata bestiale. Allora, riuscito a darmi un colpo. Attenzione! Attenzione, un altro! Ce ne erano due, eh! Allora, smartellate a bestia! Mamma mia, non vuole andare giù, ecco, bravo. Mamma mia, ogni tanto un torti sti. E niente, nel frattempo qua ci siamo persi nella cella frigo, non sappiamo più dove andare. No, scherzo. Andate dove c'è il coso del fusibile, che lo vedete sulla parete. Qua ci sono un paio di casse qua da far fuori, sì, certo. Da distruggere col martello. Ma più che martello io la chiamerei mazza questa qua, non martello. Là c'è il coso del fusibile. Venite di qua. Sono le casse. E qua c'è il lettore dati numero 8. Trofeo preso, ragazzi. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, richiedete, eccetera, eccetera. E qua vi lascio un piccolo extra per chi non ha avuto la pazienza di guardare per 3 minuti e qualcosa il logo della Striking Distance Studio alla fine del DLC. C'è un piccolo extra. Ve lo lascio vedere. Ciao ragazzi, al prossimo video. Statemi bene. E poi tra l'altro si sblocca anche una skin per il personaggio. Guardate fino alla fine qua, è lì. Ciao ragazzi! Ehi, dove sono tutti? Mahler! Louise! Non sono morto! Sono vivo! Sì, insomma, Jacob no, ma io sì! Sono Josh. Qualcuno per favore vuole farmi... Oh! Ma che cazzo hanno le mie gambe? Tiratemi subito giù da qui! E ridatemi le mie gambe, cazzo! プレイステーション。